dei miei respiri, quindi devo richiamare le gambe, le piedi maggiormente. Andiamo ad appoggiare una mano sull'altra, lasciamo le braccia e le spalle rilassate, il mento sollevato, iniziamo con solo dei bei respiri. Inspiriamo bene aria dentro dal naso, soffiamo e svuotiamo bene fuori l'aria dalla bocca. Ancora inspira. Lascia le spalle in asse, appendici bene le scapole, accompagna l'orecchia destra verso la spalla destra. Poi passa al centro e lentamente cambia dall'altra parte. Passa al centro e cambia. Ancora al centro e cambia. Benissimo, allunga e distendi bene la colonna. Lascia scivolare giù le braccia, porta i palmi delle mani paralleli al pavimento ed inspirando infila bene il collo tra le spalle. Espirando, libera il collo, accompagna bene giù le spalle verso il pavimento. Ancora solleva le spalle su verso il soffitto, infila il collo tra le spalle e al soffio dell'aria ritorna. Ancora per una volta, inspira ed espira. Lentamente ora accompagna le spalle avanti, su verso il soffitto, apri bene indietro, chiudi bene le scapole e poi porta bene giù le spalle verso il pavimento di nuovo. Avanti, solleva verso il soffitto, apri bene, chiudi le scapole e giù. Benissimo. Appoggia le mani ai fianchi, lascia le braccia e le spalle rilassate, ante il retroversione del bacino, inspirando, risucchia dentro l'ombelico, porta il cuore in avanti, stringi i glutei, al soffio dell'aria porta i glutei indietro, allunga bene il basso buco. Rimani col busto sollevato, con le spalle aperte, avvicina le scapole, inspira ed espira. Ancora, inspira. Busto rimane sollevato, le spalle aperte, le scapole vicine. Ancora per una volta. Inspira ed espira. Lascia le gambe piegate e col bacino vai a disegnare dei cerchi. Dalla parte che preferisci, senza spingere con la schiena e senza dare sbalzi alle gambe che rimangono sempre leggermente piegate. Anche dall'altra parte, avanti, non spingere con la schiena, benissimo, ora unisci i piedi, attiva bene l'addome, allunga bene la colonna verso l'alto, apri le spalle avvicinando le scapole, mantieni il mento sollevato, solleva il tallone destro, circonvoluzione con la caviglia.
stesso piede dall'altra parte. Appoggia e cambia. Dall'altra parte. Benissimo. Piedi uniti, giù con le braccia, giù con le spalle. Il mento sollevato, inspira, espirando, porta giù il mento, curva la parte più alta della schiena, curva la parte più centrale, porta le mani verso i piedi, senza preoccupare di toccarli, lascia lo sguardo verso le ginocchia, le braccia penzoloni e la testa pesante verso il tappeto. Rimani lì per qualche respiro, provando a percepire sensazioni di rilassamento sulla fascia lombare. Ed espirando lentamente, srotola la colonna vertebra dopo vertebra, scavi dentro l'addome, accompagna su prima la parte più bassa della schiena, la parte più centrale, le scapole, le spalle, il collo e il mento. Inspira, espirando porta giù il mento, curva la parte più alta della schiena. Scavi dentro l'addome, accompagna bene sulle piene verso il soffitto, sgocciolando con una vertebra dopo vertebra, avvicina le mani ai piedi, lascia giù le braccia, lascia la testa pesante, lascia lo sguardo verso le ginocchia. Rimani un po' di respiro. Inspira. Allunga
Rifletti il busto in diagonale verso l'alto, porta il busto e le braccia parallele al pavimento, diagonale verso il basso, avvicina le mani ai piedi, appoggia le mani a terra, se ti serve piega le gambe. Cammina in avanti, solleva i talloni, portati bene in linea con le braccia attive, con le spalle aperte, col mento sollevato, non far scivolare la pancia verso il tappeto e non tenere i glutei sollevati verso il soffitto. Inspira, espira, solleva la gamba destra lungo il collo del piede. Inspira, espira, ritorna. Inspira, espira, solleva la gamba sinistra. Inspira, espira, ritorna. Ora ritorna prima, inspira, cammina, appoggia i talloni. Inspira, espira ancora, sali. Inspira, solleva. Espira, allunga, senza collassare, senza fretta. Diagonale in avanti verso il basso. Avvicina le mani ai piedi, l'appoggio a terra, se mi serve piego le ginocchia e lo sguardo verso le ginocchia. Cammino in avanti, sollevo i talloni, vado a distribuire bene il peso del corpo senza collassare sulle braccia, senza collassare sulle gambe, senza far scivolare la pancia verso il tappeto. Inspira, espiro, sollevo una gamba. Inspira, espira, ritorna. Inspira, sollevo l'altra. Inspira, espira, ritorna. Inspira, cammina, avvicina. Appoggia bene i talloni prima. Inspira, espira, ritorna. Lo facciamo per un'ultima volta. Inspira, solleva. Espira, allunga, 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 senza fretta. Appoggia, inspira, cammina, solleva i talloni, fai distribuire bene il peso del corpo, pancia rigida, schiena piatta, scapole vicine, spalle aperte, vai, inspira, espira, solleva, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, solleva, inspira, espira, ritorna. Ora, inspira, espira, piega le gambe, appoggia le ginocchia. Divarica le ginocchia vicino ai glutei e avvicina i talloni, scusate. Accompagna dietro il bacino, se puoi appoggia i glutei sui talloni. Scivola in avanti col busto, appoggia la fronte sul tappeto, le mani dietro il palmo del respiro. Fuori l'aria. Inspira, espira.
spalle aperte sul col mento. Ancora. Due. Ancora. Uno. Rimani. Mento sollevato, spalle aperte e petto in fuori. Braccia distese nelle spalle sulle dita delle mani. Gambe che stringono bene una verso l'altra. Ritorna. Accompagniamoci sollevando gamba destra e sinistra. Ne alterniamo. Sollevo e ritorno. Sollevo, petto in fuori su col mento e ritorno. Ancora. Quattro, pancia rigida, schiena distesa. Ancora. Tre. Ancora. Due. Continuiamo alternando, giù i gomiti, giù le spalle, inspiro. Al soffio dell'aria sollevo le gambe, punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, petto in fuori sulle dita delle mani. Ritorno, inspiro, espiro. Ancora, quattro, fuori l'aria. Ancora, tre, petto in fuori, spalle aperte, non collassare. Ancora, due, ancora, uno, rimani, punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, braccia alle spalle, spalle aperte, scapole vicine, su le dita delle mani, mento sollevato, ritorno, appoggi i piedi, stringi bene una gamba verso l'altra, a partire già dall'interno coscia, appoggia le braccia, gomiti alle spalle, inspira, espira, scivola indietro e ruota verso destra. Ritorna, cambia. I gomiti rimangono lì alle spalle, non scendono verso il pavimento. Le gambe stringono bene una verso l'altra, i piedi rimangono incollati. Ancora due. Ancora uno. Benissimo. Con le mani prendiamo i piedi, giù i gomiti, giù le spalle, appoggiamo il mento alla fronte sulle ginocchia. Rimaniamo lì per qualche respiro. Inspira, cambia dall'altra parte. Inspira.
Inspira e espira dall'altra parte. Appoggia le ginocchia sul tappeto. Sollevo e spingo la colonna verso l'alto, porto le braccia in avanti, inclino le spalle, apro bene le spalle su col mento. È normale che un fianco faccia leggermente più male dell'altra parte. Inspira e espira e ritorna. Inspira e espira. Inspira e espira. Inspira e espira. Inspira, espira. Ora, inspira, ruota da una parte, porta tutte e due le mani verso il pavimento, appoggia la terra e leggermente cammina in avanti. Non collassare giù col busto, il movimento in avanti, quasi ti prendessero dalla punta dei capelli e ti tirassero proprio in avanti. Le palme delle mani sono appoggiate, le braccia sono distese, le spalle aperte. Gluteo rimane leggermente sollevato dal tappeto. Rimani lì per due respiri. Ancora uno. Inspira, espira, portati al centro. Inspira, cambia dall'altra parte. Porta le mani avanti. Inspira, appoggiale e cammina. Cerca di incollare più che puoi i gluti sul tappeto, anche se uno tendenzialmente si solleva di più rispetto all'altro. Apri bene le spalle, metto sollevato, non collassare sulle braccia, non collassare sul busto. Allunga la colonna, cerca la linea. Inspira ed espirando, ritorna. Benissimo. Gambe in avanti, talloni in avanti, punta dei piedi verso di te, braccia lì nelle spalle, spalle aperte sul colmento, inspira, a soffio dell'aria scava dentro l'addome, porta in avanti la parte più alta, quella centrale della schiena, spingi indietro la parte più bassa della schiena, ricordati che le braccia non scendono verso il pavimento, rimangono lì nelle spalle, il mento è sollevato dallo sterno, la bassa schiena spinge verso dietro. Inspira ed espirando, srotola, ritorna. Inspira, cresci verso l'alto, espira, avanti. Inspira, espira, ritorna. Non far scivolare giù le braccia, apri le spalle, petto in fuori, inspira, scavi dentro l'addome, fuori l'aria. Inspira. Espira, lo facciamo ancora una volta. Inspira ed espira. Benissimo, giù le braccia. Ci spostiamo su un fianco. Lasciamo le gambe piegate, appoggiate a terra, una gamba appoggiata sull'altra. Lasciamo la mano appoggiata sotto la spalla. Lasciamo l'altra mano davanti a noi, appoggiata a terra. Inspira, espira, solleva il fianco. Inspira, espira, ritorna. Inspira, espira, solleva il fianco, solleva la mano che hai davanti a te, portala su verso il soffitto. Inspira ed espira, ritorna. Aggiungi ancora anche la gamba, quella che hai sopra, la porti in linea al fianco, distesa verso l'esterno. Inspira, solleva il fianco, solleva il braccio, solleva la gamba, allunga bene il collo del piede. Occhio non collassare sul braccio, occhio non collassare sul fianco. Inspira, espira, ritorna ancora per due volte. Inspira, fuori l'aria allunga. Inspira, ritorna. Inspira, fuori l'aria lunga, rimani. Inspira, ritorna. Cambia dall'altra parte. Gambe piegate, una sull'altra, mano appoggiata. L'altra mano davanti a te, non collasso sul braccio che ho appoggiato, giù la spalla, sul collo. Inspira, espira, solleva il fianco. Inspira, espira,
Inspira, espira, ritorna. Ancora uno. Le mani. Inspira, espira, ritorna. Appoggia i piedi con le mani presso i piedi. Se puoi appoggia il mento, la fronte sulle ginocchia. Ci fermiamo al centro, appoggiamo le mani dietro la nuca, lasciamo la testa appoggiata, solleviamo le gambe e incrociamo i piedi. Le gambe rimangono leggermente piegate, un piede intrecciato con l'altro, solo le gambe, espirando, piega le gambe, spingi le ginocchia in avanti, non far scivolare i talloni verso i glutei, lasciali in linea le ginocchia, inspira, sali con le gambe verso il soffitto. Espira, piega, porta i talloni nel ginocchio, accompagna le ginocchia verso avanti. Inspira, sali. Espira, piega. Inspira, sali. Espira, piega. Inspira, sali. Espira, piega. Rimani. Ginocchia che vengono sopra i fianchi, talloni nel ginocchio. La schiena incollata giù col mento, ritorna. Cambia l'incrocio dei tuoi piedi, lascia le gambe sollevate, espira, solleva la testa e le spalle, inspira, ritorna senza appoggiare la testa sul tappeto. Espira, sali, inspira, scendi, espira, sali, inspira, scendi, ancora due, espira. Inspira, ancora uno, espira, inspira. Ora lo facciamo insieme. Assorbi dell'aria, pieghiamo le gambe, portiamo i talloni nelle ginocchia, le ginocchia sopra i fianchi, solleviamo la testa e le spalle col mento sollevato, i gomiti aperti. Inspirando, solleviamo le gambe, riportiamo giù la testa senza appoggiare la terra. Espira. Espira, inspira, ancora, quattro, esalta, ancora, tre, esalta, ricordi di non avvicinare le ginocchia al petto, due, il mento sollevato dall'esterno, ancora, uno, rimani, mani leggere, gomiti aperti su quel mento, cerca qualcosa di più, e ritorna. Abbraccia le ginocchia e porta il petto fuori l'aria. Bene, ora lentamente ci spostiamo e ruotiamo a pancia in giù. Ok.
e espirando ritorna senza collassare, senza appoggiare il naso sul tappeto, lascia che lo sfiori. Le mani rimangono per ora appoggiate, le dita delle mani camminano leggermente verso le ginocchia, inspira, cammina con le dita delle mani verso le ginocchia, apri le spalle, avvicina le scapole su col mento, scavi dentro l'addome come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto, stringi i glutei, gambe che stringono bene una verso l'altra, piedi appoggiati, inspira, espirando, ritorna. Aggiungiamo, stacco le mani dal tappeto, sollevo le braccia verso il soffitto. Inspira, espira, su col viso, apri le spalle, avvicina le scapole, solleva le braccia, tirale bene indietro, apri bene le spalle, inspira, espira, ritorna. Inspira, solleva, apri le spalle, avvicina le scapole, solleva le braccia, come se qualcuno ti tirasse dalle dita delle mani verso dietro. Scavi dentro l'addome come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto, stringi i glutei, inspira, espira, ritorna. Aggiungiamo, senza dare spazio alla schiena, solleviamo tutte e due le gambe, se puoi solleva le ginocchia dal tappeto. Inspira, espira, solleva, apri le spalle, avvicina le scapole, stacca le mani dal tappeto, ti tirano dalle dita delle mani verso dietro, scavi dentro l'addome, come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto, stringi i glutei, solleva le gambe unite, allunga il collo dei piedi, inspira, ed espirando, ritorna. Ancora per due volte completo, inspira, senza nessuno slancio, senza fretta. Sollevo il viso, lo sguardo avanti. Apri le spalle, avvicino le scapole, stacco le mani, dita delle mani che tirano verso dietro, addome contro la schiena, glutei stretti, solleva le gambe, ginocchia. Inspira, espira, ritorna. Ultimo, inspira, al soffio dell'aria, viso, spalle, vicino alle scapole, mani, addome contro la schiena, solleva le gambe, tieni, 4, 3, 2, inspira, espira, ritorna. Appoggia una mano sull'altra, appoggia la fronte sul dorso della mano. Rilassa la testa, rilassa le braccia, rilassa le spalle, rilassa le gambe, rilassa gli addomini, la schiena, se ti serve ti varchi leggermente le gambe, lascia andare il tuo respiro, quando ci sei anche ritrova il seno del bacino, ricordati, inspirando rischia dentro l'obelico, porta il pubblico avanti, stringi i glutei, scavi dentro l'addome come se volessi creare uno spazio tra la pancia e il tappeto. Espirando, spalma invece bene la pancia sul tappeto e accompagna i glutei verso il soffitto. Ognuno nel suo tempo, inspira. Thank you.
Ginocchia aperte qua.
sono una conseguenza di quel movimento che arriva sulle scapole. Ti fermi lì. E poi di nuovo inspira lentamente. Riporta il mento in avanti, continua, portalo verso il soffitto, porta indietro la punta del naso, porta indietro lo sguardo. Espirando, porto di nuovo il naso verso il soffitto, il mento verso avanti, continua, fletti in avanti, porta il mento verso lo sterno, fermati, quando senti una leggera conseguenza di quel movimento sulle scapole. Ancora per una volta, inspira, sopra. Espira, fletti in avanti. Bene, riporta la colonna indietro. Apri bene le spalle, porta bene la punta delle scapole verso i glutei. Ora, inspira, ruota la testa e lo sguardo verso destra. Spalle aperte, scapole appiccicate al tappeto. Al soffio dell'aria, di lì dove sei, accompagna giù il mento verso la spalla. Inspira, ritorna con lo sguardo verso destra ed espirando ritorna sul centro. Dall'altra parte, inspira, ruota verso sinistra con la testa e lo sguardo. Di lì, espirando, accompagna giù il mento verso la spalla. Rimani. Inspira, ritorna con la testa e lo sguardo verso sinistra. Ed espirando, ritorna. Ancora per una volta. Ricordati le spalle più aperte possibile, la punta delle scapole che spinge bene giù verso i glutei. Con le mani vai a cercare i talloni. Inspira, ruota verso destra. Espira, porta giù il mento verso la spalla. Inspira, risali. Espira, ritorna. Ancora per l'altra parte, inspira, ruota, espira, accompagna il mento verso la spalla, inspira, ritorna, espira, al centro. Benissimo. Riporta la colonna in neutro. Inspira senza staccare le braccia dal tappeto, spingi sulle spalle verso l'orecchio, su, 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 su. Espira, riporta bene.
verso la spalla in diagonale. Ritorna e riporta lo sguardo verso il soffitto. Dall'altra parte, quando ci sei, porta il mento verso la spalla. Ritorna, poi riporta al centro e ritorna il mento. Le braccia. Inspira, fai scivolare le braccia in avanti, con le mani vai verso i talloni, accompagnando bene giù le spalle, allontanandole bene, dalle orecchie allungando bene la colonna cervicale, come se qualcuno facesse una presa sulla tua testa e la tirasse verso dietro, come se ci fosse una forza che tira verso dietro la testa. Espira, porta su le spalle verso le orecchie, infila bene il collo. Abbracci le ginocchia, porta il petto, dotta la destra e sinistra, lascia andare il respiro, rilassa le braccia e le spalle, rilassa l'addome e la schiena, fuori l'aria dalla bocca. Spostati su un fianco, porta le ginocchia al petto, guardando le ginocchia, appoggia le braccia e usale per sollevare il busto e venire su seduti. Ci stiamo con le gambe incrociate. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, apriamo bene le spalle, vicino alle scapole, allunghiamo bene la colonna verso il soffitto, lentamente accompagniamo giù il mento verso lo sterno. Andiamo a destra. Andiamo verso dietro, andiamo a sinistra, cambia dall'altra parte, giù le spalle, dietro, al centro, apri bene le spalle. Senza dare spazio alla schiena, anche dall'altra parte. Ora appoggi le mani, appoggi i piedi, usa le gambe e le braccia, ci alziamo, lasciamo i piedi uniti, le ginocchia rilassate, lasciamo giù il busto, la testa pesante verso il tappeto, lo sguardo verso le ginocchia, andiamo a sentire come la colonna è più morbida. Inspira ed espirando, srotola la colonna vertebrale. E quando sei su, apri bene le spalle, rivolta le gambe, chiudi il leggermento, chiudi il respiro, su le braccia, giù le spalle,